Signore di 49 anni, gruppo A positivo, affetto da tiroide di Hashimoto. Da un anno a questa parte soffro di dolori intercostali e un senso di oppressione allo sterno. Sono sottoposto per il lavoro allo stress, al traffico e tutto quanto. Vorrei chiedere se per caso ci sono alimenti che dovrei cercare di evitare per Sì, ma ne migliorare. ho parlato di quelli, gli stati di ansia che sono caratterizzati anche da quel senso di oppressione esternale. A digiuno nessuno ha il senso di oppressione allo sterno. Se questa persona di gruppo A, no? Ha Sì, detto 49 anni, 49 uomo. anni, siccome non ho la sfera di cristallo per sapere quali sono le sue abitudini alimentari, ecco, sarebbe meglio che le persone quando chiedono un qualcosa riguardante le loro problematiche, che almeno a grandi linee dicano, scrivano che cosa assumono in prevalenza, in modo frequente, in modo quotidiano. In questo modo qua si può arrivare a capire con abbastanza precisione quali sono gli elementi che le scatenano questo, però se ci fa caso, facilmente se ne rende conto che il problema deriva essenzialmente dalla digestione, perché prima della digestione, prima di introdurre degli alimenti, non c'è un bel niente. Dopo aver introdotto degli alimenti, se questi alimenti sono stati combinati in modo scorretto, se questi alimenti non sono adeguati, se questi alimenti non sono riconosciuti, ecco, se questi alimenti creano proprio uno stato di infiammazione acuto a livello dell'apparato digerente alto dello stomaco, possono determinare uno stato di tensione e di peso sullo sterno. Ok. E poi c'è da stare attenti perché poi questi problemi, quando diventano magari tosti, severi, particolarmente gravi, ecco, possono portare anche uno stato, ecco, di interessamento acuto del cuore e determinare addirittura anche un infarto. Quindi